Calacchissa. Frena. Chiafa. Sono due femmine, sono? Sì, nonno. A posto siamo. Via Castellana Bandiera è una via di Palermo, ma è soprattutto un microcosmo a sé stante. Quello che la regista Emma Dante, che della pellicola è anche protagonista, racconta il suo debutto dietro la cinepresa. Apprezzata regista teatrale, la Dante torna nella via in cui ha vissuto per 10 anni per raccontare un duello che rappresenta la parte più ostinata, orgogliosa o, come dicono i suoi personaggi, cornadura dei siciliani. Un duello di ostinazione tra due donne lontane, l'una attaccata visceralmente a quella terra, l'altra soffocata dagli stessi luoghi. Racconto poco perché così lo andate a vedere, però sicuramente è una storia che parte dal cuore di Palermo e poi parla insomma del mondo, dell'umanità, cioè, quindi non è un film locale, però parte, ha una radice molto precisa che appunto ai piedi del Monte Pellegrino. Alla Mostra del Cinema di Venezia, Via Castellana Bandiera ha conquistato la critica ottenendo 2 premi per la miglior colonna sonora e l'interpretazione femminile di un'espressiva quanto silenziosa Elena Cotta. Ma il cast del film si compone soprattutto di attori palermitani, professionisti o al debutto, tra cui Renato Malfatti, parcheggiatore del quartiere Arenella con un passato familiare difficile scoperto dalla regista siciliana. Io spero che un proseguo ci sarà, non mi sarei aspettato una cosa del genere, ma l'ho sempre sognata questa cosa, perché l'intelligenza non è come un quadro che tu lo vedi, se lo sai, l'intelligenza non si può vedere in una persona, se uno è bravo a recitare, a scolpire o a cantare. Via Castellana Bandiera uscirà in anteprima nelle sale palermitane il 12 settembre, una settimana dopo, da giovedì 19, nei cinema di tutta Italia. Ci venivo da bambina quando ero arrabbiata, mi sedevo per terra e cominciavo a contare, fino a 1000, 2000, 3000.